Ciao a tutti, ben Ciao. ritrovati, siamo qui per questa nuova puntata di In Cucina con lo chef. Con me Antonella Gateri. E con me il nostro chef Nicola Vizzarri. Oggi facciamo dei peperoni farciti, un po' con vari ingredienti. Quindi abbiamo peperoni cornetto, che mi piacciono di più perché sono un po' più a Sottili misura, come sono polpa, anche, sì, vero? sono più sottili e anche più saporiti per quanto mi riguarda. Poi abbiamo aglio, prezzemolo, ricotta, limone, salsiccia, cipolla, mollica di pane, uova e alloro. Abbiamo Ah, abbiamo finito finito. per adesso, ma dobbiamo vedere come si Piano prepara. piano, sì. Allora, mettiamo qui. Prepariamo prima l'impasto che andiamo a farcire i nostri peperoni. Togliamo il budellino alla salsiccia. Tu come li fai i peperoni? Io metto la carne macinata, non la salsiccia, vedi? Sì, ognuno può Infatti fare, stavo ecco, facendo questa sì. domanda, uno può mettere pure la carne col Assolutamente. pane, pure io, prezzemolo. Ricotta no, non l'ho mai Ricotta, messa. io la metto per dare quella morbidezza in più, da quella spumosità che serve al Quella è ripieno, buona, visto più quante volte il delicata. ripieno è troppo È compatto. compatto, perfetto. Mettiamo un po' di mollica di pane. Mettiamo un uovo, ci accertiamo che sia Che sia buono l'uovo. idoneo, se no poi dobbiamo buttare anche la Pulcino salsiccia. non esce Dai, però. comincia a mischiare tu, Posso no? fare io Sì, allora? a Fammi miscelare, sì. Vabbè, fa pure ogni tanto qualcosa, eh? ogni tanto, se no sempre a me. Vabbè. Anzi, poi più andiamo avanti, più li metterò all'opera. Ora a me allora. Mettiamo un po' di prezzemolo, diamo la ricottina. Ecco qua, vedi come tende a dare quella morbidezza in più, no? Sì. Ecco qua. Beh, puoi schiacciare bene, amalgamare bene, vedi che bello. Mettiamo anche una grattatina di buccia di limone. Sono stata brava? Bene, benissimo, Non bravo. male. Va bene, Detto da un si è ben maestro. amalgamato. Detto da un maestro. Incidiamo la parte superiore dei peperoni, in modo che poi farà da tappo, no? Togliamo piano piano. Si tolgono pure i Sì, semi. Dà togliamo i semi. fastidio i semi. Sì, cerchiamo di togliere un po' così. Qua. E poi con un coltellino andiamo anche un po' all'interno, no? Sì, che ci sono quelle Perché cose, sono unite là sì, dentro, il ecco peperone che c'ha. qua, abbiamo tolto, incidiamo anche quest'altro, Ecco, tutto buono. svuotiamo. Poi questo viene Ok, passato nel forno, vero? no, questi facciamo una cottura piano piano stufati in Ah, padella io in con un po' di forno li faccio, cipolla vedi? e alloro. Può essere poi fatta anche in forno, assolutamente, però questa tipologia di piatto a me piace più in padella per Va dare bene. quel gusto in più. Allora, mettiamo un pizzico di sale un po' all'interno. Cucchiaio, cerchiamo di farcire i nostri peperoni. Vediamo quanto è bello morbido l'impasto. Poi quando è troppo L'ho duro, girato io, ecco perché è morbido. cerchiamo di piano piano spingere. Possiamo adoperare anche un sacco apposta se vogliamo, non c'è problema. Io doperavo le mani. Io doperavo sicuro le mani a casa. Ce le Vabbè, ficcavo con le mani però, così. sì. Ecco qua. Noi Andiamo a casalinghe lo chiudere. sa che subito troviamo il rimedio. Andiamo a chiudere un po' così, no? Va Bene. benissimo. Qua. Ecco qua. Di solito facciamo vedere anche come lo facciamo a casa, no? Certo. Però se si ha il sacco a posto si può Ah fare sì, si fa prima, ma se subito. no anche così. Che a casa sa, non è che ne fanno due peperoni, fanno di più. Ecco Ecco qua, chiudiamo. Bene. qua. Così. E passiamo
infettiamo un po' la cipolla. Facciamo uso di tutte cose questo piano. Veramente multiuso. Olio extravergine di oliva. Devi fare sh. Adesso sì. Ah. Ecco qua. Ecco qua. Aggiungiamo un po' di foglie di alloro. Posso girare? Sì, vai. Gira. Mettiamo i nostri peperoni. Sta bene, non si piange, Mettiamo i nostri peperoni. Un pizzico di sale. Li lasciamo ben rosolare nella parte in tutte all'altra. Le sue parti. Aggiungiamo un goccio d'acqua di cottura per dargli quella vapore. Poi quando per cucinare bene il peperone. Di sughetto, perfetto. Copriamo e una ventina di minuti la ricetta è pronta. Antonella, i nostri peperoni sono ben stufati, vedi? Sì, meglio sì. Non li farei fare più perché poi cominciano un po' ad aprirsi. Aprirsi devono comunque rimanere leggermente brava al dente. Parsi la paletta. Io faccio così, no? Prendo i peperoni e li metto così. E il tappo ho tenuto tutto piano. Ho messo intatto, eh? Sì. Ecco qua. Poi utilizzo questa parte, no? Tutto il suo bel sughetto di cipolla, l'alloro l'abbiamo tolto. Diamo una frullatina da rendere la parte liquida un po' più cremosa. Sì. Mettiamo un po' di salsa di cottura. Bello. Il piatto è pronto per essere gustato, augurandoci che anche questa ricetta sia buona, vi sia piaciuta. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata sempre su questo canale. Ciao. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, DS Service.